Buongiorno ragazzi, buongiorno, sono sveglio dalle 5, per qualche ragione mi sono svegliato stra presto e sapete quando siete a letto, siete stanchissimi, dilaniati, ma comunque non riuscite ad addormentarvi? Successo a me stanotte, quindi allucinante, adesso io sto provando a bermi un Monte Caldino così per svegliarmi fuori. E vediamo adesso di riuscirci. Anche perché tra 10-15 minuti dai devo andare al lavoro. Prepararmi, devo ancora vestirmi, sistemarmi un due. Ragazzi, potente. Si va al lavoro. Mamma mia, che voce! Si va al lavoro, ragazzi. Andiamo, piove, ovviamente, è il periodo, che ci devi fare. Sono partito 5 minuti più tardi rispetto al solito, perché tra tagliarmi la barba e lavarmi i denti e sistemarmi, biribim barabam, si perde via tempo. E io sono ancora convinto che mi voglio mettere un attacco alla macchina per appoggiare la videocamera. Non perché mi dia fastidio tenerla in mano, anche perché ce la sto tenendo con letteralmente due dita, perché sono attaccato al volante. E solo che, non so, volevo tenermi un angolo fisso un pochino tipo là, un pochino più distante, in modo che mi si veda tutto, che tutto sia pettinato, sistemato, infiocchettato, più sistematico, ecco, più strutturale. Cioè, ragazzi, è allucinante, siamo qua bloccati, bloccati, sono partito quasi mezz'ora fa e senza traffico ci metto tipo 8 minuti ad arrivare qua. Vediamo la velocità media fino ad adesso. Velocità media fino ad adesso 23 km orari. Cioè, rendiamoci conto, 23 km orari, ragazzi. Dove vogliamo andare qua? È tutto bloccato. Qua c'è sempre libero. Di solito la fila è dietro, quando c'è tanta fila. Io mi sa che non vado al lavoro oggi. È deciso. No, non vado. Allora ragazzi, giornata lavorativa finita, ora sto andando dal carrozziere perché devo andare a farmi un preventivo, farmi fare un preventivo per il tagliando della macchina, cambio olio, filtri, e cinghia, insomma tutto quanto. Poi ho appena parlato con l'agenzia, siamo messi malissimo, ora devo convincere neanche l'inquilino, il venditore della casa a non fare questa cattiveria di vendermi la casa con l'inquilina dentro con un contratto di 5 anni, che io non potrei cacciarla via chiaramente. E quello che sta facendo è appunto una bastardata, cioè non ci guadagni niente a fare così, è solo la sua cattiveria, quindi ora devo convincerlo del contrario. Infatti tra un po' mi aspetto la chiamata e poi torno a casa stasera, hot dog con Nicole. Gli hot doghetti bisogna ogni tanto sentirsi ludri. E poi stasera no, basta, sono con Nicole, cioccolata così, tranquilli. Volevo andare in palestra, ma la maledizione della una volta a settimana mi sa che si avvererà anche questa settimana, anche perché domani impossibile. Sabato difficilissimo, magari domenica c'è una minima possibilità di riuscirci, ma poca fiducia, ragazzi. Pochissima fiducia, mannaggia. Oggi a pranzo mi sono mangiato il brodo, no, neanche il brodo, la zuppa col farro e poi tipo insalata e mozzarella e crudo, quindi super sano, super sano. Allora, ok, devo andare qua giù. Ok, ce l'ho fatta. Mamma mia, queste stradine. Signori, la cena prevede hot dog, wurstelloni, patate, Coca-Cola e rutto libero. No, qua ci sono i cani. Però volevo dire, dai, qualcosa di virile in verità. Ora ci guardiamo Frozen. Ok, ma forse è meglio non farlo vedere. Vabbè, buon appetito. Niente, ragazzi, ci siamo guardati Frozen 2 alla fine. Perché l'ultima volta, tipo un anno fa, l'avevamo iniziato e mi sono addormentato a metà. Stavolta allora l'abbiamo incominciato così con entusiasmo e mi sono addormentato mezz'ora dalla fine. Quindi mi sa che tra un anno lo dovremo rivedere, sperando stavolta di vederlo del tutto. Mamma mia, che stanco! Camomilla con melatonina di cattiveria e
adesso devo sistemare un po' la sala, poi vado a letto. Sono di uno stanco, ragazzi, devo recuperare tanto di quel sonno arretrato, soprattutto perché stanotte mi sono svegliato alle 5 senza motivo, senza ragione. E quindi mi sa che questo video sarà molto più corto del solito, quindi noi ci salutiamo qua. Mannaggia voi. Domani mi devo mettere qua a editare un bel po' di video della settimana, è già venerdì. Ho ricevuto anche le carte finalmente dalla banca, ma mi sa che non si farà niente, ragazzi. Mi sa che non si farà niente, perché praticamente abbiamo fatto la sanatoria alla casa e la sanatoria è stata inviata, anzi la ricevuta della sanatoria è stata inviata alla banca, solo che la banca ha bisogno della sanatoria, non della ricevuta della sanatoria, perché comunque dopo dalla sanatoria ci sono c'è una penale da pagare e varia in base alle modifiche che si sono da fare nella casa, e quindi non si fa assolutamente niente, perché Rogito è tra 3 settimane e fa la sanatoria, sono 40 giorni che se ne vanno, quindi sicuramente arriviamo in ritardo. Domani devo convincere il venditore a essenzialmente inviare questa lettera all'inquilina che c'è dentro, perché se la invia allora il suo contratto 3+2 non si rinnova automaticamente, ma semplicemente scade e posso subentrare io. Solo che se non invia questa lettera scade, si rinnova e io sto comprando una casa, come vi dicevo, con una persona dentro e non va bene. Comunque, bando ai cianci, io vado a letto. Voi vi ricordo di mettere mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, attivate la campanella. Noi ci vediamo nel video di domani alle 11, mi raccomando, usate il vostro potere enorme di questo algoritmo che prevede le vostre interazioni sotto questo video per darmi una mano a crescere. Che dite, dai, ciao.